E poi gol! Quindi Toscano lascia da Sarri, Sarri in mezzo per Laudanno, e contatto! Sommella rivista la taglia, sotto, anche sotto! Sommella! Ecco a cercare Peluso che perde palla, attenzione a Sarri, il sinistro! Sorgente, va Carbone! Italo, prova Pezzuoli in avanti, Pezzuoli prova a girarsi a destra! Ferretti con Mancino! Il super gol di Ferretti! Tutto pronto per l'inizio di questo match in Serie D tra i Drosophila Melanogaster in maglia blu contro gli Insieme FC, maglia arancione per loro, giovani ragazzi di Capitan Allocca. Allocca ancora, Allocca se ne va fino in fondo. Bravo, peccato. Poi chiuso da Mocerino, pallone che arriva per la conclusione di Cappiello Vecchioni. Libera, poi Mantova in buon anticipo. Su Fabi che palla mette subito dentro per Ruoppolo, tutto solo. Valle fuoco, la fa sua. Vai Ale, il piede, mettilo! Coraggio! Ho una super. Ranieri, ancora lo scambio! Ranieri! L'uscita di Morrone, tempestiva! Qua il pallone che arriva ad Arcasi, le vinte, quindi Cappiello! Vecchioni lo chiude, poi Allocca! Oh ragazzi, non ci sbilanciamo tutti! Ranieri, quindi le finte ancora, Ranieri, c'è Allocca, Allocca tu per tu! Non trova lo specchio, Allocca, ottima occasione per gli Insieme. Cacace vuole liberare il destro! Vallefuoco si distende bene alla propria destra, mette in corner, però non è battuto vicino per Fabi. Fabi! La conclusione provata da Ruoppolo, si distende bene ancora Vallefuoco. Il via lunghissimo, cerino di testa, pallone che arriva a Ranieri, l'uscita, poi Ranieri scarica per la conclusione di Cappiello sul fondo. Vecchione, Vecchione apre per Cacace, Cacace vede Fabi, che pallone per Fabi, con i giri giusti Fabi se ne va, il gol di Romano Fabi, lo sblocca lui. L'invenzione di Cacace, Fabi rapace, all'unica occasione forse che gli è capitata, non fallisce, non manca l'appuntamento con la rete ed è 1-0, segna sempre lui per i Drosophila. Romano Fabi, 1-0. Vabbè, non fa paura, ma forse neanche io. Non credo sia quello perché non ti può far paura. Fabi, Fabi, il palleggio, Valle Fuoco. Ruoppolo non so cosa volesse fare. Si chiude qui il primo tempo sul punteggio di 1-0, partita comunque equilibrata, combattuta. Ci aspetta un secondo tempo di grande intensità. Iniziato il secondo tempo del match tra Drosophila e i giovani ragazzi dell'Insieme, in vantaggio i blu per una rete a 0 proprio nel finale di gara. Primo tempo. La partita comunque nei primi 25 minuti è stata molto combattuta. Adesso vedremo il secondo tempo come si evolverà. Buona occasione qui per Allocca, su punizione e non va. Morrone subito per Cacace, Cacace prova ad andare, fermato poi Mocerino, quindi Allocca libera di testa, ancora Cacace, apre per Fabi, Fabi, bene il numero di Fabi su Mantova, Fabi, il mancino e l'Eurogol di Romano Fabi, la doppietta di Fabi che porta sul 2-0
idrosofila, un gol bellissimo. Morrone col mancino lungo in avanti, libera Arcasi che può andare, c'è Cappiello. Non sa che era fallo. Pallone al centro, Mocerino, il gol di Mocerino sul corner battuto da Ruoppolo. Si fa vedere Mocerino e di prima trova l'incrocio dei pali, davvero un altro gran bel gol di Drosofila. Lo firma stavolta Mocerino. Ranieri, buono lo spunto qui, la mette dentro, libera Cagaglio, poi il pallone che arriva a Cappiello. Cappiello prova a concludere, poi apre per Arcasi. Alla fine Vecchioni riparte, c'è Ruoppolo, il contropiede di Ruoppolo che libera il destro, Mantova ancora decisivo. La rimessa sul secondo palo, Vecchione. La conclusione qui dalla distanza, per poco non si faceva sorprendere Morrone. Vecchione mette il turbo, Vecchione, pallone che arriva Ruoppolo, arriva anche il 4-0 dei Drosofila. Forse adesso lo scarto si fa davvero eccessivo per quello che si è visto nel corso del match, però fatto sta che Ruoppolo allunga ancora il punteggio. Adesso si fa davvero dura per l'insieme. Mocerino, ancora un ottimo spunto, poi Morbida al centro ed è subito pronto a tornare sull'attacco di Cappiello. Che gol! Abbiamo visto tante belle reti oggi, anche quella di Cappiello. Beh, una bellissima realizzazione, nonostante valga solo il 4-1, potrebbe essere lo sprone giusto per riaprire questo match che sembrava chiuso. Vediamo se sulla scia dell'entusiasmo riusciranno insieme a rovesciare le sorti di questo match. Ti devi prendere la palla! Oh, oh, oh! Mocerino difende il possesso, poi la perde. Chi cazzo ci stava? Ale, saliamo, forza! Cappiello trova Ranieri, triplicato Ranieri, pallone che arriva a Vecchione, poi Cacace ancora. Mocerino la sponda per Fabi, il gol del 5-1 con Fabi che approfitta al meglio della sponda di Mocerino e non può sbagliare in diagonale, fa tripletta e 5-1 in testa Mantova. Cappiello non riesce, Vecchione, Fabi al centro per Cacace con un fallo. La punizione subito, il gol di Cacace che batte d'astuzia, nessun avversario si mette davanti per far chiudere la distanza, quindi può battere rapidamente Cacace che non sbaglia. Mocerino, pallone sul fondo, finisce qui su 5-1, una bella partita, punteggio forse un po' troppo largo, hanno meritato sì la vittoria, però non hanno assolutamente demeritato gli insieme che ci hanno provato. Il migliore in campo è Mocerino. Allora, siamo qui con i due giovani più belli del San Lazzaro. Alla mia destra c'è Romano Fabi, autore di tre gol di questo match che i Drosofila hanno vinto per 5-1 contro i giovani ragazzi dell'insieme. Il migliore in campo però è colui che è alla mia sinistra, ovvero Mocerino. Grazie. Autore di una prestazione davvero
ottima. Anche il gol è arrivato, in difesa ti sei disimpegnato alla grande, nonostante l'infortunio col quale hai giocato e stretto i denti, ti sei dimostrato un guerriero vero, e c'è la tua caratteristica peculiare. Dici le parole su questo match. No, è stato un match, diciamo, soprattutto all'inizio abbastanza combattuto, il primo tempo è finito solamente 1-0 grazie al gol di Fabi. Poi il secondo tempo abbiamo indagato ed è stato. La vittoria poi è stata resa più facile dal fatto che finalmente avete giocato con un portiere di ruolo. Ringraziamo a Zamparelli. Zamparelli. Sei andato. L'ha pure raggiunto in gol, Mocerino. No, che tornerà da 2 settimane, Zamparelli ci darà anche di una mano. E quindi la dedica è Zamparelli, per Zamparelli, lui. Sì. La dedica Zamparelli, lui sputa quando fa. Una dedica particolare, dedichi i suoi 2 o 3 gol. Uno a Zamparelli. Una Zamparelli. Un altro è campione. E terza la mamma. Testo alla nonna, va bene. Fa una buona pasta, speriamo. Perfetto. Buon appetito. Ciao ragazzi.